siamo, abbiamo il dottor Giorgio Pazzera, che è biologo e giornalista scientifico, e insieme a Elvio Fiorentini, ricercatore di solito, che l'abbiamo conosciuto tempo fa e non abbiamo potuto perderla. Grazie. Sì, perché era troppo prezioso, veramente. Allora, volevo dire una cosa, qua c'è il libro del professor Pazzera, Il principio dell'immortalità, lui ne ha ancora 4 o 5 da vendere, se volete comprarli dopo, e poi dopo devo ricominciare a arrivare. C'è una parte della conferenza che faranno oggi, è una parte della conferenza della ghiandola pineale, e poi l'altra parte che non mi ricordo. L'altra parte è quella del mio collega Marco La Rosa, che è venuto altra volta. Ah, ecco. Per cui, se voi volete, ce ne sono 4 5. Il costo è 15 euro, non sarebbe 20, ma per dare inizio alla prossima pubblicazione, perché è aumenta, lascio a 15. Okay. Vi prego di spegnere i cellulari, non tanto per il suono che eventualmente sentissimo, ma perché interferiscono con il computer, perché le lunghezze d'onda sono vicine. Qui ci sono ancora alcuni posti, se qualcuno entra che pensa di scappare perché non vedo più sedi libere, se ce ne sono alcune. Quindi dico io. Io vi presento il mio correlatore, ovviamente lui, Elvio Fiorentini da Piacenza, socio di Galileo, nonché rappresentante, è stato rappresentante per tanti anni del CUN, Centro Ufologico Nazionale di Piacenza. Purtroppo non abbiamo un microfono perché sembra che l'abbiano fregato la materia resina, mi dispiace, perché ho portato il mio, non lo sapevo. E l'ho soprannominato volontariamente, e voi capirete perché, Elvio Pedia. Questo è la prossima linea. Basta accennare una data, un nome e cognome o un abbigliamento, lui parte, bisogna staccare la spina. Non è vero. Perché lui ha tutto a memoria, non so come faccia, beato lui. Vai! Mi dimentico cosa ho mangiato ieri sera, ma l'avvistamento UFO, il Valtellino, me lo ricordo. Non è importante cosa hai mangiato ieri sera. Sì, adesso è diventato sorridente, ma prima era mica tanto sorridente. No, è vero. Comunque, va bene. Buonasera a tutti. E sorge una domanda, perché poi ognuno fa le considerazioni che vuole. Cosa conoscete della ghiandola pineale? Che è all'interno della scatola cranica. Per il resto non è che sappiamo poi tanto, non sappiamo esattamente a cosa serve, lo stanno scoprendo pian piano i ricercatori e vediamo però inizialmente cosa ne sapevano quelli che sono passati prima di noi. Allora, vediamo un attimo. Eccolo, prima. Allora, ci sono dei detti che usiamo ancora oggi, che sono ad esempio la notte porta consiglio, ci dormo sopra. Senza dubbio il sogno è per lo spirito ciò che il sonno è per il corpo. I sogni sono tunnel di luce scavati nel sonno. Sono detti che si utilizzano un po' dappertutto, in tutto il mondo, ma soprattutto i primi due, la notte porta consiglio e ci dormo sopra, pensiamo siano cose inventate così perché suonano anche bene, in realtà hanno un background veramente molto interessante, perché ad esempio i casi di sogni in cui vengono rivelate nozioni scientifiche sino ad allora ignoto, come nel caso del chimico russo Dmitri Mendeleev, scusate il mio russo, che sognò il completarsi della tavola degli elementi e ci arrivò dopo una notte di sogno.
Newton, sappiamo tutti che per così il discorso del concetto di gravità lo ottenne addormentandosi sotto un albero, poi la faccenda della mela è tutto un costruito sopra, però effettivamente con il sonno arrivano, si aprono delle porte per tutti quanti che nella realtà noi non percepiamo, non rileviamo. Allora, ecco, poi altri esempi di qui, eccolo qua, ovviamente il programma ha fatto un po' di casino. Allora, la ghiandola pineale è anche nota come epifisi, ed è una ghiandola endocrina. Mi correggo, epifisi. Chiedo scusa. È una ghiandola endocrina del cervello per quanto riguarda i vertebrati. È collegata praticamente, grosso modo, al centro della verticale dell'orizzontale del punto I. Allora, ha diverse funzioni. Produce cellule pinalociti che producono la melatonina, che possiamo trovare in maniera naturale o anche artificiale. A cosa serve la melatonina? La melatonina serve per attivare delle funzioni che avvengono col buio. Noi è inutile che compriamo adesso, diciamo così, della melatonina anche artificiale, per poi utilizzarla durante il giorno e non al buio. Non serve a niente. Possiamo attivarla esclusivamente quando quello che veniva chiamato terzo occhio rileva la presenza del buio. In che maniera? Utilizzando gli altri due occhi attivi. E vediamo, andiamo avanti. Allora, la ghiandola pineale rilascia delle componenti endocrine e sono che hanno la capacità di stimolare una consapevolezza superiore. Quindi sono estremamente utili a livello di meditazione e a livello di sperimentazione. Ad esempio, i neuroormoni proposti al rallentamento dell'invecchiamento cellulare, quindi parliamo di telomerasi, cioè di rallentamento, stanno da qualche anno studiando ricercatori inglesi e statunitensi, adesso poi vediamo un esempio, ecco, lo studio, cioè stanno organizzando lo studio per quanto riguarda i telomeri, che sono esattamente dei componenti del DNA, vedete, fanno parte, e che alla fine si sono accorti che funzionano in questa maniera. Allora, più sono lunghi e più manteniamo uno stato di giovinezza. È come se voi prendeste ad esempio questo disegno, fate una fotocopia, poi fate una fotocopia della fotocopia, una fotocopia della fotocopia della fotocopia e via. Cosa succede? Che a un certo punto avete un disegno che non vi dice più niente. Ed è quello che succede a noi. I telomeri si accorciano e quindi noi, i nostri organi, tendono a... Voi sapete che circa in un anno e mezzo noi cambiamo completamente le cellule del nostro corpo. Quindi non siamo, concettualmente, nella realtà, noi non siamo gli stessi che eravamo un anno fa. Siamo delle fotocopie di noi stessi. Un pochino peggiori, ma di poco, però siamo delle fotocopie. Quando ti ho definito bonariamente, scusa se ti interrompo, perché mi sono ricordato di Elio Pegna, lui sta dicendo esattamente la parte di telomerasi che è nel libro. Tu non lo sapevi, io non lo sapevo che tu l'avessi detto.
quindi complimenti, andiamo. Grazie. Allora, questa importantissima e misconosciuta pianta era conosciuta in passato da pochi illuminati, e poi vedremo da chi, con i nomi rispettivamente di pineale, come sappiamo. Sapete perché pineale? Perché assomiglia a un pinolo, ha delle dimensioni di un pinolo, quindi prende il concetto della pigna. Allora, pineale, abbiamo detto, endocrina, e va bene, terzo occhio, sede dell'anima, qualcuno già conosceva molto di più di noi sulla pineale, varco dimensionale, portale di consapevolezza, bindu, occhio di Horus e occhio di Ra. Ha anche il nome pineale, questo soggetto qui che evidentemente gli era noto il barbiere, era Galeno di Pergamo, del primo, vissuto nel primo secolo d.C., ed era appunto ispirato al pinolo di Maghianda. Allora, gli assiro-babilonesi hanno frequentemente il loro dio Tammuz con in mano una pigna. La pigna è il simbolo della pineale. Quindi noi vediamo che già veniva utilizzata, ad esempio, qua, in questa maniera. Noi vediamo che queste pigne stanno a simbolizzare, a significare il fatto che ci fosse un contatto tra dimensioni diverse, già per personaggi come gli asceti, i santoni e quant'altro. Allora, vediamo, numerose culture simboleggiavano la divinità con un cono di pigna che indicava la ghiandola pineale. E il rilascio endocrino è segno significativo di una elite spirituale. Quindi, vediamo qui dove si viene a collocare la ghiandola, esattamente in questo punto, e come veniva con l'occhio di Horus interpretata la ghiandola pineale. Vedete che c'è una assonanza, no? Per la forma, per quanto riguarda la posizione. Allora, vediamo, la pineale nelle pratiche conoscenze buddiste corrispondeva al sesto chakra di colore indaco, ed è esattamente dove sta lampeggiando. Vedete, anche lì c'è la conoscenza della pigna, che non è di una sola cultura o di una sola fede religiosa, ma è di tante culture e di tante fedi religiose non dello stesso periodo. Quindi la ghiandola pineale era molto più conosciuta in tempi passati piuttosto che in questi. Allora, vediamo un attimo come si può sbloccare. Ecco, allora, noi sappiamo che la ghiandola pineale può ossidarsi e comincia ad ossidarsi in genere alla tenera età di 7 anni, comincia a fare delle calcificazioni. Questo non significa che non funzioni più, significa che funziona meno. Quindi però ci sono, ad esempio, delle tecniche, come ad esempio quella che descrivo qua, abbastanza semplici, per fare in modo che si ripulisca di questi otoliti, di questi cristalli che la rendono meno funzionale. Qui vedete una tecnica che è quella di mettersi comodamente seduti in un ambiente buio con una candela a una distanza di sicurezza, fissare la luce della candela, l'unica accesa in tutta la stanza. Quando cominciano a lacrimare gli occhi, chiudere leggermente le palpebre senza schiacciare gli occhi, così chiudere, e fare 5-10 minuti di stato meditativo. Questo permette, allora, è un po' la funzione che ha ad esempio la camera iperbarica,
La camera iperbarica, che tende a evitare che il corpo e la mente abbiano dei segnali esterni, perché noi in qualsiasi momento abbiamo, anche se non ce ne rendiamo conto, dei segnali esterni, anche quando siamo in fase ipnagogica o di risveglio o quell'altra ipnopompica, sentiamo quello che succede, siamo allerta, mentre in questa condizione invece il cuore, il cervello è costretto ad andare a cercare dei segnali all'interno di se stesso, perché è costruito, diciamo così, ideato per cercare costantemente dei segnali. E quindi lì noi in fase meditativa riusciamo a fare in modo che la pineale lavori, che si rinforzi e che si liberi di queste tossine. Più avanti anche le scuole misteriche lo sapevano, nella tradizione sumero-babilonese accadiche. Molte divinità erano rappresentate nell'atto di donare un oggetto di forma conica. Anche i mitici Ioannes, che erano noi in ambito ufologico esatto, sosteniamo con altre documentazioni che qui non faremo perché altrimenti andiamo avanti un anno e mezzo, insegnarono a diversi popoli, soprattutto i babilonesi, la coltivazione, il commercio, tante cose che hanno formato la nostra società. E praticamente, ad esempio, anche in altri casi, loro lo presentavano come il frutto della conoscenza, cioè la capacità dell'uomo di trovare l'ispirazione che l'avrebbe fatto evolvere ulteriormente. Ma ad esempio anche Bacco era raffigurato con un bastone di comando, che vediamo se questo qui sono Ioannes, con la pigna in mano, vedete? Anche qui, eccolo qua. Allora, e questo è Bacco, che anche lui utilizzava un bastone sormontato da una pigna. Quindi passiamo da culture che non si sono mai neanche così. Nei bassorilievi accadisi, tutte le volte che un dignitario si reca ad omaggiare il re, l'imperatore, il capo supremo, gli porta una pigna. Se qualcuno portasse una pigna, l'idea per il prossimo regalo di Natale, perché era il simbolo della conoscenza. Sì. Che la cosa dite, più importante, ma regalare una pigna è il simbolo della conoscenza. Non so come reagiscono, però un tempo funziona. Allora, dunque, qui vediamo un tempo, appunto, eccolo. Allora, gli egizi impastavano focacce dando loro una forma conica, la polvere d'oro, utilizzavano dell'oro vero, era, ecco, benissimo, grazie, praticamente veniva assunta dal faraone, dalla sua corte, dai militari più vicini a lui, perché anche lì si pensava che il nutrirsi di queste sostanze aumentasse, espandesse quella che era la consapevolezza e la conoscenza, ampliasse il concetto di realtà. Infatti vediamo ad esempio qua che nella meditazione, come chi fa yoga o meditazione sa, c'è la capacità di, si dovrebbe ottenere la capacità di liberare i punti chakra, di cui la pineale è proprio quella in mezzo alla fronte, che adesso vediamo in maniera un attimino, quello che anche loro definiscono terzo occhio. Allora, andiamo avanti. Eccolo qua. Cosa vi ricordo? Chiesa cattolica, Dio. E come mai noi raffiguriamo l'entità divina con un occhio? È lo stesso identico motivo. Lo stesso identico motivo.
Qui siamo nella Cappella Sistina e scopriamo una cosa molto interessante. Allora, anni fa, circa negli anni 80, due fisiologi americani da turisti arrivarono a Roma e andarono a visitare il Vaticano. Guardando la creazione di Adamo, la Cappella Sistina, ma ti sei accorto? Eh sì, hai ragione. Allora, cosa ho notato in particolare nel dipinto, nello stupendo dipinto di Michelangelo? Allora, guardate bene. La forma del cervello. Bravo. L'emisfero destro del cervello, con tanto di corpo calloso, e il dito di Dio, la spalla effettivamente di Dio, parte esattamente dalla posizione in cui noi abbiamo la ghiandola pineale. Cosa ci sta dicendo Michelangelo? Che Dio comunica con noi tramite un mezzo che noi abbiamo nel cervello. Andiamo avanti. E come faceva Michelangelo a conoscere l'utilità e l'utilizzo della ghiandola pineale? È vero, aveva avuto la possibilità di aprire e sezionare corpi e quindi vedere come siamo fatti dentro. Già all'epoca, anche se era per la Chiesa veramente disdicevole una cosa del genere, però un conto è aprire il motore di una macchina e non conoscerne la funzione. Tiri fuori un pistone, cosa serve? Cioè, non avevano la cultura, la capacità di conoscere i meccanismi del cervello. Allora, almeno così era. Quello in alto è Michelangelo, qui sotto c'è Papa Giulio II, che... Voi dovete sapere che Michelangelo detestava dipingere. Lui era uno scultore, lui voleva solo scolpire. Però c'era Giulio II che lo costrinse a dipingere la Cappella Sistina. Prima era tutto un colore blu con le stelle, come se fosse stato un cielo stellato. E tant'è vero che Michelangelo lo fece perché altrimenti gli avrebbero tagliato la testa, ma dipinse anche attorno a diversi personaggi che vengono così riproposti nei vari quadri, nei vari affreschi che ci sono nella Cappella Sistina, alcuni putti, alcuni angeli che fanno che dietro alcuni personaggi che hanno i tratti somatici di Giulio II, che era orgoglioso del fatto che Michelangelo avesse dato ai padri della Chiesa la sua fisionomia, però non si era accorto, perché erano in alto e non esistevano i cannocchiali, per fortuna, che Michelangelo, dietro a lui, aveva dipinto dei putti che facevano i fichi. Allora, vi spiego, fare i fichi all'epoca era un gesto di questo tipo. E se non vi scandalizzate, vi faccio vedere qual è l'attuale gesto che si fa adesso, che è il dito medio. Quindi, lui non se n'è mai accorto, Giulio II, perché altrimenti lo ammazzava. Però, questo per dire quanto lui non sopportasse, ad esempio, il fatto di dipingere, ma che fosse costretto. Quindi aveva in questa necessità riportato alcuni simbolismi che erano sconosciuti ai più all'epoca. Oltretutto c'è una diatriba legata anche a tutti quanti gli artisti, tutti quanti i pittori, Leonardo compreso, riguardante il fatto che non siano mai effettivamente stati dichiarati i dipinti
che riguardano Adamo ed Eva, perché non hanno mai dipinto Adamo ed Eva. Sapete perché? Hanno l'ombelico. Adamo ed Eva non se fossero effettivamente stati come sono, cioè creati in quel, non avrebbero avuto l'ombelico. I discendenti probabilmente sì, ma i primi. Quindi Adamo ed Eva sono stati i primi di una cultura, di un modo di vivere il concetto che noi abbiamo di umanità, ma non erano sicuramente i primi, tant'è vero che Eva, peraltro, se voi andate a leggere la Bibbia mesoretica, che è la più datata, quella ebraica, trovate che prima di Eva c'era stata una prima moglie di Adamo, che era Lilith, con la quale poi Caino, dopo essere stato cacciato, diede vita all'umanità. Comunque, siamo su un altro discorso. Allora, vediamo Bacco in alto, durante le cerimonie dei misteri dionisiaci e eleusini, serviva ad abbassare i veli della personalità degli iniziati, con l'alcol, il vino in questo caso, e alcuni prodotti che loro utilizzavano e che andavano a stimolare la ghiandola pineale. È interessante notare come il dio dell'ebbrezza viene raffigurato con un bastone, anche lui con un bastone, qui lo vediamo, che loro chiamavano Kikeon, che era una bevanda, appunto, che vi dicevo prima, sacra, psicoattiva, per attivare le funzioni del ibifisi, come dici tu, Giorgio, non lo imparerò mai, e consentendo all'officiante di entrare in sintonia con altre realtà. Allora, vediamo. Gli antichi possedevano conoscenze sulla pineale, quindi, che poi sono state dimenticate. L'uomo non ha alcuna esclusiva, peraltro, della pineale, perché in tantissimi animali esiste la pineale, addirittura c'è un rettile, che è questo qui, il tapuara, che ha la ghiandola pineale addirittura esterna. Peraltro funziona proprio effettivamente come un terzo occhio, piazzato qui, o altrimenti è fotosensibile, cioè reagisce, se non con un terzo occhio, agisce come una fotocellula che rileva la luce o il buio in modo da attivarsi. Allora, e quindi produrre la melatonina e un'altra cosa di cui, eccola qua, la melatonina. Il suo funzionamento e la secrezione della melatonina, cui ormone diminuisce con l'età, vi dicevo 7 anni, comincia la pineale già ad avere dei problemi. Ed in relazione al ciclo sonno-veglia, ciclo circadiano tra le 2 e le 4 del mattino. Oltre a ciò, il geologo russo Alexei Dimitrov ha dimostrato come il sistema solare stia entrando in un'area di plasma magnetizzato che influenza e condiziona non solo lo stato magnetico del nostro pianeta, ma che provocherà anche una spontanea evoluzione di massa. Se voi ci fate caso, molti ricercatori, nello stesso periodo, pur non conoscendo, hanno le stesse intuizioni. Meucci, Bell, telefoni. Un altro esempio, c'è stato Coso. Volta e Tesla, pur non avendo contatti tra di loro, non conoscendosi, hanno intuito nello stesso periodo le stesse identiche cose, in maniera forse anche un po' diversa, ma sono arrivati a risultati. Andiamo avanti. Che nell'età del sviluppo del bambino avvengono anche altri cambiamenti nella stessa struttura del cervello. Ciò porta i neurologi e i neuropsichiatri a ipotizzare che vi possa essere un legame
Tra questi mutamenti e le manifestazioni psichiche riscontrate in diversi casi nei preadolescenti, tra i quali l'affermazione degli stessi sugli amici immaginari. Si sta pensando in parapsicologia che quelli che i bambini chiamano amici immaginari è uno stato in cui grosso modo la maggior parte delle persone si è trovata, soprattutto figli unici e quant'altro, quindi che non hanno distrazioni a livello di amicizie, diciamo, concrete, possano aver aperto una sorta di varco nel quale loro riescono a vedere entità che noi non vediamo. Allora, c'è una foto straordinaria che era stata documentata e studiata dall'associazione parapsicologica inglese, se non vado errato, dove si vede questa foto dove c'è un bambino estasiato in cucina, la mamma lo ricorda, e lui dice: ah, Nanny è qui. Nanny era la nonna per questo bambino, e uno dice: si immagina di vedere la nonna, che poveretta se n'è andata un po' di tempo prima. Hanno fatto un ingrandimento del cristallino dell'occhio del bambino e Nanny era lì davanti a lui. Lui la vedeva, gli altri no. Allora, se voi ad esempio avete dei bambini che hanno meno di 5 anni o conoscete dei bambini che hanno meno di 5 anni, provate a bruciapelo a fargli questa domanda: ma che mestiere facevi prima dei 5 anni? Vi diranno il dottore, il contadino, non tutti, è chiaro, però prima dei 5 anni c'è un velo ancora molto sottile tra i ricordi precedenti e quelli dell'attualità. Allora, andiamo avanti. Va bene, sui casi di chiaroveggenza e capacità extrasensoriali manifestate dai minori. Io ricordo il caso di Paride Giatti, ogni tanto lo tiro fuori, vecchissimo caso di un bambino italiano che era considerato in casa un discolo, uno che combinava, spaccava i piatti, poi va bene, non sono stato io. Lo mandano in collegio perché non ne possono più, ma poi soprattutto perché si alzava dal letto di notte, pane, e faceva la pipì in mezzo alla stanza. Genitori non ne possono più, lo mandano in collegio dai preti, come si usava una volta, e anche lì questi stanzoni enormi con altri bambini c'era la pipì in mezzo alla stanza. Allora hanno cominciato a spostare i bambini da una camerata all'altra per localizzare, e guarda caso, dove c'era Paride Giatti c'era la pipì in mezzo alla stanza. Allora cosa hanno fatto? Hanno messo un paio di sacerdoti con le luci notturne a controllare se era lui a prenderlo con le mani nel sacco. È successo questo. Ne aveva parlato a suo tempo un grandissimo parapsicologo che era Sergio Conti, che adesso non c'è più. Vedono sul muro a un certo punto formarsi una chiazza di umidità che pian piano scende e si ferma in mezzo alla camerata. Paride Giatti, quando dormiva, manifestava delle capacità di questo tipo, non si è mai capito perché, però non era lui il responsabile diretto di questa cosa. Allora, andiamo avanti. Ok. Sono, ecco, l'ossido che vi dicevo prima, maggiore o minore quantità di cristalli idrossiapatite nella pineale, che sono grosso modo molto simili ogni tanto a quei cristalli che ci ritroviamo come scorie all'interno delle orecchie, no? Praticamente
sono quelle che sedimentano non solo nella pineale, ma in alcune parti del cervello, e quindi e vengono poi espulse o tramite i nostri scarti o tramite ad esempio anche le orecchie, il naso, via. Quindi abbiamo visto che quando la funzione della ghiandola pineale sia importante per connettere la conoscenza di un individuo con una realtà superiore, e tutto quanto ne è connesso, sollecitando un maggior discernimento, fornendo una consapevolezza prospettiva della realtà. Per Cartesio, la ghiandola pineale, questo è Cartesio, sarebbe il focus dove mente, res cogitans e corpo, res extensa, interagiscono. Quindi è una sorta di collegamento. Sembra un'endiadi in contraddizione, ma uno dei più grandi matematici degli ultimi 200 anni, 300 anni, un Cartesio, è stato lui che ha posto la sede dell'anima nella pineale. Quindi, esatto, come vedete, la scienza e la spiritualità possono andare parallelo. Ma è stato detto anche ultimamente da dei ricercatori, personale della NASA, quindi scevra da qualsiasi in genere interesse prioritario per la spiritualità. Paul Davis ha scritto un bellissimo libro che vi consiglio, che è La mente di Dio, in cui considerava tempo anni addietro che più la scienza avesse scoperto strumenti sofisticati per misurare e così valutare l'universo, e meno avrebbe fatto meno del concetto che noi chiamiamo Dio e che loro chiamano singolarità. In realtà in questo libro lui confessa che più andiamo avanti con degli strumenti sofisticati e più non possiamo fare a meno di considerare con importanza la singolarità. Allora, oltre alle capacità fotosensibili, la ghiandola pineale ha anche un magnetorecettore, quindi è un po' come una sorta di calamita, diciamo, recettore di calamita. Ancora la ghiandola che riceve più abbondante flusso di sangue, quindi una ghiandola così piccola è incentivata e richiede tantissimo sangue, quindi ha delle potenzialità, ha delle delle capacità che noi ancora non conosciamo, tra le quali se c'è anche la DMT. DMT è straordinario, è la droga più potente mai scoperta ed è endogena, la produciamo noi. Agisce nella circolazione sanguigna in 5 secondi e apre completamente dei varchi su altre dimensioni. E adesso poi vi faccio vedere che anche voi lo sapete. Allora, si chiama dimetiltrittamina, per gli amici DMT. Allora, vediamo, questa è la molecola della DMT, e si stimola anche con dei rituali, come ad esempio l'utilizzo della ayahuasca, che è una radice, o anche con la Tabernacle Boghe, che è un altro, è un frutto, allora, che si trova in Mesoamerica, in quei paesi del Sud America. Allora, con dei microcluster dove gli atomi perderebbero la loro singolarità, mutando le loro caratteristiche, tra le quali quella di dislocare in maniera quantizzata parte della propria massa. È un po' complesso come concetto, però vedrete che diventa più facile. Gli atomi di microcluster si dispongono in modo geometrico, rendendo la dimetiltrittamina in condizione cristallina, fornendo caratteristiche piezoelettriche e piezoluminescenti. Quindi diventa come il quarzo, vibra come il quarzo.
Infatti noi abbiamo, abbiamo dei parenti che sono al polso di qualche duro, perché l'orologio al quarzo li usiamo grosso modo tutti. Allora, dunque, ecco, questa in maniera molto più grande però è un cristallo di quarzo a cui assomiglia in maniera molto più piccola quelli che sono i cristalli formati dalla dimetriltrittamina. Allora, qui abbiamo Jung, che a differenza di Freud aveva percepito l'intuizione delle capacità mentali sulla ricerca psichica. Diceva, tra cui riuscire a connettersi con piani di realtà in cui grossolanamente acquisiamo informazioni atemporali, ossia ci troviamo in una condizione per la quale il tempo molto probabilmente ha una caratteristica diversa da come la viviamo noi qua in questa sorta di partizionata realtà. Quindi riusciamo probabilmente a elaborare eventi che succederanno, cioè non abbiamo più il tempo connesso in sequenza. Come, a che cosa serve poi fondamentalmente il tempo? A fare sì che tutte le cose non accadano nello stesso momento. Ma la fisica quantistica ci dice che in realtà il tempo è una sensazione, che in realtà il tempo è una percezione che abbiamo noi. Einstein diceva 5 minuti parlando amabilmente con una bella ragazza o 5 minuti con una mano su una stufa calda non sono 5 minuti per tutti e due. Quindi è un concetto che noi abbiamo, che poi vabbè agisce sulla realtà che viviamo, però non è tutta la realtà. Che tenete presente che noi vediamo solo il 15% della realtà che ci circonda. L'85% dell'universo è materia oscura, è qualcosa che esiste ma che noi non riusciamo a vedere. Allora, quindi ne abbiamo di cose da... Le alterazioni elettromagnetiche interrompono un processo di secrezione della melatonina e la continua esposizione a tali alterazioni può provocare stress, tumori mammari, affaticamento, disturbi del sonno e depressione. Non spaventatevi perché non è matematico, hanno una percentuale un po' più elevata. Allora, consideriamo che l'essere umano, e qui vi riporto al discorso degli altri piani di realtà, considerate che l'essere umano, diciamo che Patera campi 90 anni, io gliene auguro di più, però Patera campa 90 anni, boh, ancora hai ancora un bel allora in questi 90 anni dorme una media di 8 ore, come grosso modo dormiamo tutti, no? Chi più chi meno al giorno. Questa persona alla fine della sua vita avrà vissuto in un'altra dimensione, sapete per quanto? 10.800 giorni. Noi nella nostra vita per 10.800 giorni viviamo in un'altra realtà, in altre realtà che non corrispondono alle leggi che abbiamo in questa. Quindi allora 10.800 dei nostri giorni, perché è un'altra dimensione di tempo scuro in maniera diversa, in maniera diversa. Il genere dovrebbe essere più rallentato. Allora, cosa c'entra la massoneria con Pinocchio? Collodi in realtà si chiamava Carlo Lorenzini ed era un massone, e ha riportato nella fiaba di Pinocchio, conosciutissima, una serie di simbolismi legati alla ghiandola pineale. Tant'è vero che Pinocchio, Pin, U, e ale, occhio, terzo occhio. Allora, vediamo. Allora, della fiaba ci sono tre fasi interpretative: quella fiabesca, che conosciamo tutti, quella allegorica, che prendeva in giro quelli che erano i caratteri che sono ancora adesso
della collettività, della, e quella esoterico massonica che prevedeva il concetto di ghiandola pineale. Ad esempio, i discepoli del culto Guiti si sottopongono a un rito di iniziazione nel cuore della foresta. Tenete presente che negli anni '80 ci fu, non venne particolarmente diffusa questa notizia, ci fu un boom con la New Age di persone, ma benestanti, che dalla Francia, perché lì ti mettevano al gabbio, come dicono, no? Che andavano in Centro America per portare i bambini, loro stessi e i bambini, a dei riti con la ibogaina, detta anche pianta di noce. L'ibogaina ti uccide. Facevano morire i figli, rianimandoli dopo pochi minuti, perché c'era consapevolezza, e i bambini lo ammettevano, che questo passaggio temporaneo di 2 o 3 minuti dava a loro la possibilità di sapere qual era il loro scopo nella vita. Poi adesso, ovviamente, volevo fare una domanda un po' articolata. Sì. L'adenocromo viene creato dalla ghiandola pineale? Se sì, c'è una stretta correlazione col discorso dei 7 anni in cui inizia l'ossidazione? La banda Bidet tortura, uccide e toglie l'adenocromo ai bambini proprio perché c'è questa interazione? C'è, adesso, io l'adenocromo lo chiediamo poi a... Sono 3 domande distinte. Esatto, sì. Possono avere un aggancio, ma sono 3 cose di forza completamente diverse. Ma il discorso che dice lei, del discorso del levare, in realtà è del liberare, perché in quegli stessi anni chi non poteva andare in Sud America ed era un figlio dei fiori, diciamo, no? Ce ne sono stati alcuni, adesso poi forse lo vedremo, vendevano negli Stati Uniti dei kit per fare la trapanazione del cranio, per liberare la ghiandola, il terzo occhio. Addirittura qualcuno poi ci metteva dentro della cocaina, dell'eroina, adesso non ricordo. Comunque, questa è la ibogaina, tabernatica. Mentre, no, quell'altra. Ecco, io qui avrei... Per quanto ne hai? Sì, ho preso, ho attinto, se posso aggiungere una cosa. No, volevo dare una risposta, se tu dai. No, intanto che ce l'ho in mente. Allora, mi rifai per cortesia le 3 da prima, Parliamo di adenocromo. Sì. L'adenocromo viene creato dalla ghiandola pineale? Allora, non si è ancora sicuri. Ok. Però aspetta, non ho finito. Però, siccome l'adenocromo che viene purtroppo, e questo è un dato di fatto, commercializzato da dei criminali, che non esiste un vocabolo sul revolto ONI che li possa etichettare, è molto difficile da reperire il circolo sanguigno, perché dura 5 minuti. Esatto. Quindi la prima domanda è finita. Perfetto. Secondo. C'è una stretta correlazione che vengono torturati, stuprati, uccisi bambini piccoli, perché ha detto giustamente prima che il processo di ossidazione avviene dopo i 7 anni? Sì, allora vengono torturati e stimolati, perché come abbiamo visto, quando la pineale comincia ad avere dei problemi può indurre stress fino alla morte. Quindi nel bambino che ha la potenzialità massima fino a 5 anni, anche a 7, ma soprattutto a 5, poi spiego perché, stimolandola è come dare corrente elettrica a una lampadina con il rocchetto lungo che si accende di più. Quindi producono in quel momento molto adenocromo e sperano, facendo poi ricavandoli il sangue, di averli immagazzinati.
Perché parlo di 5 anni? Quando tu giustamente, quando i bambini in un angolo giocano, parlano con l'amico immaginario, non è immaginario, loro lo vedono e lo vedono fino a 5 anni, perché fino a 5 anni chi non lo sa, adesso lo saprà, lo dicono gli scienziati, lo dico io non voglio niente per me, meno male che ci sono degli scienziati migliori di me, i bambini fino a 5 anni, se non hanno dei problemi particolari, vedono l'ultravioletto. Dopo 5 anni è molto più difficile, dopo i 7 addirittura con la pineale che comincia a decadere. Quindi, e perché vedono l'ultravioletto? Perché l'ultravioletto è la banda notturna, infatti la pineale lavora con il buio, perché la gente che prende la melatonina poi dorme con la luce accesa, la finestra aperta con una luna così fuori, e non c'è la vela. Terza? Non mi ricordo. Era la banda bide. La banda bide, è vero, ha ragione. Ma mi viene paura a dire certe cose. La banda, io la dico. Banda di criminali, mi ricordo. La cronaca io onestamente non la conoscevo, però ne sai, no, so magari qualche cosa che gira su un binario parallelo, però insomma voglio dire, ben venga, infatti queste riunioni qua sono molto interessanti, ma non solo per quello che diciamo noi, che poi voi giustamente potete documentarvi, perché non deve essere roba colata. Io sono stato a una conferenza dei reagliani, hanno fatto la conferenza, hanno detto quello che dovevano dire, al momento delle domande, arrivederci, ciao, grazie. Cioè, non deve funzionare così. Noi spesso impariamo da quello che ci dicono in queste occasioni, e per noi sono importanti. Perché poi hai tanti tasselli che puoi mettere vicino, tutti noi abbiamo... Hai detto una verità fantastica, e come terapeutisti che continuano a dire, e cioè le fasce di Van Allen, non si può andare su con una scatoletta di tonno quando queste fasce non consentono, ti polverizzano. Ma io questo che non capisco, perché non lo dicono. Allora, io mi chiedo, dando per scontato che la Terra sia usata, io mi chiedo chi è che ha posizionato tutti gli altri pianeti rivolti verso la Terra. O solo la Terra è piatta, o anche tutti gli altri pianeti sono piatti e sono rivolti verso di noi. È la prova dell'esistenza di un Dio, allora. Cioè, infatti, sono quelle mode che, per l'amor del cielo, aiutano anche a stimolare. Però ad esempio io stasera, adesso ti lascio la parola Giorgio, scusa, faccio una. Stasera ho evitato di parlare di quelle che sono le esperienze di NDE, esperienze di premorte che si allacciano alla pineale. Ma... Io l'ho sentita, abbiamo fatto a Berceto 3 anni fa, c'è il sindaco che è venuto, sono andati a chiamare il sindaco che era ancora Lucchi, tanto che non fare nome e cognome, che stava ancora lavorando alle 9:30 nel suo ufficio che è vicino alla sala del comune che c'era per fare le conferenze, e ha detto dottore venga, perché qui stanno dicendo delle cose che non abbiamo mai sentito a Berceto, quindi no, questa non la dovete, non ve la dovete perdere, ormai lei è arrivato qua. Ma vado a casa stasera, però. No, sicuramente sì. Piove, quando il tempo di fiuto. Posso? Grazie, Emanuele. Posso? No. Quello che mi fa incazzare è che i giornali, scritti da giornalai e non da giornalisti, io sono giornalista, mi vergogno a volte di essere scritto all'Albo di Bologna, accomunano noi altri, almeno quello che vedete voi davanti, noi due, ai terrapiattisti come ciarlatani. Questa è una cosa che non sopporto, io non faccio male neanche una mosca, costruisco i nidi sugli alberi per i passerotti senza coda che sono caduti, ma quella gente lì, io se ho un'arma in mano io gli sparo.
ma poi diciamo che usciamo sempre di casa con più soldi di quanti rientriamo, questo sì. Vuol dire che non è sinceramente. Dunque, il CUN anni fa, adesso questa persona, questa giornalista, giornalaia è morta, quindi per carità, mi sentirà, grazie a Cecilia Gattodrotti, sì. Ha inserito il CUN, il Centro Ufologico Nazionale di Roberto Pinotti, fondato nel 1965, nelle sette satane. Non mi devo incazzare. Sai anche. Sì, però la gente che legge, crede alla poveretta, ti sputa in faccia a noi. Sai anche che fine ha fatto. Lo so, però vabbè. No, sono cose prese alla leggera. E quindi senza esatto. No, grazie a voi. Come sempre, come ha detto giustamente il mio amico Giorgio, lasciamo poi le domande che spero arrivino numerose, se volete poi consultare i libri. Quindi io me la sbrigherò abbastanza diretta perché il 75% l'ha già detto lui, giustamente, Elio. Farò la seconda, un pochino più della seconda parte, lui ha parlato molto della melatonina. Però la melatonina, come ha detto, la ghiandola si cerne oltre la pineale, oltre alla melatonina, si cerne la DMT, dimetiltriptamina. Molti la chiamano ormone, dal punto di vista biochimico, io sono un microbiologo, quindi scusate, ma certe cose non le posso cambiare, si chiama neurotrasmettitore. Trasmette le informazioni neurali. Da dove? Dall'altra dimensione. Però nell'altra dimensione ci dobbiamo andare. Quando ci andiamo? Non è che vai a comprare il biglietto dal tabaccaio, voglio un biglietto per l'altra dimensione, arriva a 118 metri dentro. Noi andiamo, che ci piacciono, chi più chi meno, perché c'è quello che ha i capelli, non ce li ho più, c'è quello che ha il naso lungo, non ce l'ho. L'altro è biondo, l'altro è moro, quindi siamo tutti uguali ma diversi. Tutte le notti tra le 2 o tutte le mattine, dalle 2 alle 5 noi possiamo accedere ad altre dimensioni, chi più chi meno. Il problema è che questo one way, senso unico, perché noi possiamo andare di là come tanto come loro possono venire di qua, ma dura 5 minuti, non di più. Qui ecco perché quando noi ci risvegliamo, subito riusciamo a ricordare i sogni. Infatti lui mi dice, tieni un quaderno sul comodino, una birra, accendi la luce e scrivi. Io non lo faccio, quando gli dico, fatto il sogno, lei si dice, no, sei una bestia. Non ti ho mai dato già la bestia. Sono tutti bestie. Andiamo avanti. L'epifisi è una piccola ghiandola endocrina situata al centro della scatola cranica dove costituisce gran parte dell'epitalamo. Nota anche come ghiandola pineale per via della forma che ricarica grandi linee quelle di una piccola pigna, l'epifisi è preposta alla sintesi e alla secrezione endogena vuol dire all'interno del corpo, di un ormone, la melatonina, e di un neurotrasmettitore, la dimetiltriptamina. Lo potete trovare scritto su Wikipedia, se ne sono pagine, la potete trovare scritta con due N o con un M solo, è la stessa cosa. La produzione di quest'ultima avviene specialmente tra le ore 3 e 4 del mattino, io ho detto 2 e 5 per allargare un po', durante la fase REM dei sogni. Sapete che cos'è la fase REM? Rapid Eye Movement. Ecco, qui vediamo dove è fissata. Con Elio, e questo è un libro che oltre a La mente di Dio di Paul Davis, marcate queste cose perché queste non le trovate sui Wikipedia. Oltre alla mente di Dio di Paul Davis, è un po' vecchio però interessantissimo,
se lo trovate, ma è difficile, è di un nostro concittadino, eh? È un medico chirurgo, adesso è in pensione, abita a Parma, io lo conosco, si chiama Rosati, ed è melatonina, ormone degli dèi. Beh, il titolo è già un po' grande. Le epiclisi erano un tempo considerate inutili. Nonostante le piccole dimensioni, dal punto, lui ha parlato dal punto di vista degli scienziati, qui stiamo parlando dal punto di vista medico, strettamente medico. È talmente piccolo che i medici di allora hanno detto, ma per allora non intendo 2004, 2005, 2006, i medici del 1900. Nonostante le piccole dimensioni, circa 8 mm, il peso irrisorio, un 0,1 grammo, l'epiclisi è ben lontana dall'essere una struttura superflua, come la si descriveva fino a pochi decenni or sono. La melatonina da essa prodotta, ad esempio, è un ormone chiave nella regolazione del ciclo sonno-veglia, lo abbiamo detto. La ghiandola pineale, l'epiclisi ha anche un effetto inibitorio sull'asse ipofisi-gonadi. Ecco, questa è una novità. Non a caso, se la sua asportazione o ablazione chirurgica viene effettuata in epoca pre-puberale, si assiste ad una comparsa precoce della pubertà, mentre quando viene eseguita in età adulta si accompagna, specialmente nel maschio ovviamente, all'ipergonadismo. Questo effetto è più marcato negli animali che presentano una stagione riproduttiva nel periodo in cui il giorno è più lungo, per via appunto che la melatonina lavora di notte con il buio. Quindi, come vedremo, la secrezione di melatonina è minima. La melatonina, oltre a regolare i ritmi circadiani giornalieri, contribuisce a modulare anche i ritmi stagionali ed esercita un importante effetto stimolante sul sistema immunitario. Quindi le signore vanno spesso in farmacia a comprare la melatonina e non, forse non sapevano che così aumentano le proprie difese immunitarie. Non va confusa con la melanina, c'è un top di meno. Pigmento cutaneo che conferisce tonalità scura a pelle, capelli ed occhi. L'attività della melatonina aumenta nelle ore notturne, diminuisce durante quelle diurne, di conseguenza la secrezione di melatonina è stimolata dal buio ed inibita dalla luce. Studi recenti indicano che la produzione della melatonina da parte dell'epifisi cambia anche in relazione ai mutamenti del campo magnetico terrestre. Mi hai fregato ancora. Ampio ed ancora in evoluzione è l'utilizzo terapeutico della melatonina, date le sue proprietà ipnotiche. Vogliamo sfatare ipnologo, ipnotista, ipnotico, truffatore, l'imbroglione, con l'orologio che ha fatto lì? Hypnos, greco, hypnos vuol dire sonno, non vuol dire guarda l'orologio, grappati le mani quando te lo dirò io no. Hypnos in greco sono antidepressive, migliore di stupi dell'umore, neuroprotettive ed antiossidanti. Un team di neuroscienziati ha scoperto che la molecola di MT, torniamo alla DMT, è un principio attivo presente anche in alcune essenze vegetali psicoattive e sono, e ve lo dico per cultura, alcune varietà di mimosa, alcune varietà, acacia, anadenantera, virola, desmodium, graminace del genere Phalaris e molte altre, piante e funghi, li vediamo dopo, parlerò dei funghi, sono anche micologo, mi dispiace per voi, ma mi piacciono anche i funghi. E viene prodotto in modo naturale nel cervello dei mammiferi e si diffonde nel fluido cerebrospinale degli esseri umani, da DMT. Sono stati eseguiti esperimenti sui ratti, raccogliendo campioni di ghiandola pineale dai roditori e analizzandoli in laboratorio. Le analisi hanno confermato la presenza di DMT utilizzando un rilevatore di fluorescenza. Ciò avveniva già nel 2013. Questo già è relativo, perché è vero che la medicina fa passi da gigante e non sempre nella direzione giusta. Per via, la signora Franca mi ha detto
che io non avevo paura di dire la verità, però la verità è una e io ve la dico. Quindi il 2013, siamo nel 2022, non è poi molto lontano. La dimetiltrittamina è storicamente utilizzata da varie culture nel corso di rituali che prevedono stati allucinogeni, primo fra tutti quelli realizzati da diversi popoli indigeni delle Americhe per le loro cerimonie religiose e o sacre. È stata sintetizzata in laboratorio nel 1931, quindi anche qui meno di 100 anni fa, dal chimico tedesco Richard Manske. Questo è il chimico tedesco, e questi sono i cristalli di DMT che, come vedete, assomigliano molto a quelli che aveva fatto vedere lui. Questa è la formula, si chiama formula di struttura. Questa invece era una formula bruta, bruta come una tisola, non vuol dire che è brutta, si chiama brutta perché è solamente su due piani, mentre questa è una formula di struttura, come si orienta in tre dimensioni. Qui vediamo ancora dove è posta la pineale, qui vediamo alcune delle piante che contengono la dimetiltrittamina. Vi faccio vedere soprattutto questa che voi riconoscerete certamente dalle foglie, che è una mimosacea. Le piante contenenti questa sostanza vengono usate comunemente nelle pratiche sciamaniche sudamericane. In particolare alcuni funghi, questi sono tutti termini scientifici, se non li posso cambiare, psilocibe, strofaria, conocibe, paneolus, che crescono spontanei nel Messico meridionale, ci sono anche da noi, ma quelli allucinogeni sono nel Messico, da noi non si trovano, tranne rare eccezioni, chiamati in lingua locale Teonanacatl, carne divina. Tu la mangi, adesso senza essere blasfemo, nella messa si consegna l'ostia. L'ostia simboleggia la carne di Dio, con cui tu, se sei privo di peccato, puoi avere la redenzione, andare in una dimensione migliore. Lo stesso qui, come vedete, cambiano i nomi, cambiano i suonatori, ma la musica è la stessa. Carne divina, teonanacatl. Contengono principi attivi denominati per l'appunto psilocibina e psilocina, molecole molto simili alla DMT. Venivano utilizzati dalle popolazioni indigene insieme ad altre sostanze allucinatorie nei riti magici e divinatori. Un altro, spezzavo un'altra lancia, allucinazione, allucinatorio. Non vuol dire che uno che assume queste sostanze si inventa di vedere delle cose che quando racconta gli dicono sono assurde, non esistono. Non è che se li inventa, lui accede ancora una volta, accede in un'altra dimensione dove queste figure e anche questi suoni esistono, ma esistono per pochi minuti se non secondi, e quando l'azione della psilocibina finisce non lo vede più, ma non è che se lo ha inventato. Ha visto un qualche cosa che quello che non mangia questo fungo non può vedere. Chiaramente è un fatto transitorio. Quindi, ricordate, nel Medioevo le persone che assoggettate a degli attacchi epilettici erano indemoniate, erano possedute da Satana. Facevano una svelta, li collegavano intorno a un palo e li bruciavano lì. La sindrome di Tourette. Per fortuna che qualcuno ha capito che non è così. Molto tardi. Descrizione degli effetti provocati dall'assunzione di questo tipo di funghi si possono rintracciare nelle cronache degli storiografi che seguirono Cortés e Pissarro nelle loro conquiste in America centrale nel 1492. Gli studi combinati da parte di etnografi, botanici e farmacologi hanno appurato che l'introduzione per osso, quindi per bocca, ayahuasca, di 10-15 mg, pochissimo, 10-15 mg,
di psilocibina è sufficiente a provocare in un individuo adulto distorsioni della percezione spazio-temporale. Vedete? La proprietà di linguaggio dovrebbe essere una materia obbligatoria per i bambini fin dalle elementari. Proprietà di linguaggio è una distorsione della percezione, non è un inventarsi un qualcosa che non esiste, come il bambino che nell'angolino gioca con l'amico immaginario. Lui non si inventa l'amico, lui l'amico lo vede, il genitore che ha 40 anni non lo vede, non lo può vedere, non lo può più vedere, forse non si ricorda che quando aveva 5 anche lui. Quindi si chiama distorsione della percezione spazio-temporale, tanto come all'inizio dei 5 minuti di attività si chiama espansione di coscienza. Altro proprietà di linguaggio, coscienza non vuol dire brava persona, tu sì che hai una coscienza, no. Noi comunemente pensiamo che quando diciamo tu sei incosciente oppure non hai coscienza, sei un poco di buono, non è così. Coscienza vuol dire consapevolezza, cioè io so di sapere questa cosa. Proprietà di linguaggio, mi raccomando. Guardate che sono successi degli omicidi per la mancanza di proprietà di linguaggio. Quindi è pericolosissimo. E sulla proprietà di linguaggio i nostri governanti si marciano, e come, tanto perché io non dico quello che penso. E disturbi anche neurovegetativi, nausea, cefalea, midriasi, gli occhi che sembrano uscire dalle orbite, bradicardia, cuore, ipotensione. Gli effetti, per fortuna, durano solo 2-4 ore. Anche se lo scopo per cui la DMT viene sintetizzata rimane per il momento oscuro, cioè sappiamo cosa fa, ma non sappiamo perché lo fa. Però se chi ci ha fabbricato ce l'ha messa, e se non mi serve, si è potuto accertare che risulta una delle sostanze più fugaci che siano mai state osservate nel corpo umano. Rimane in circolo infatti per soli 5 minuti, se ne può rilevare la presenza nel fluido cerebrospinale, ma dopo questo breve lasso di tempo quantità anche considerevoli di essa vengono rapidamente riportate nell'organismo a livelli di base. Raggiunge la massima concentrazione fra le 3 e le 4 del mattino, periodo che corrisponde di solito alla fase REM del sonno. Sono stati condotti esperimenti e studi sulla DMT da parte di un importante esponente della rivoluzione psichedelica, libro l'etnobotanico Terence McKenna, ha scritto 2 o 3 libri, dopo li vediamo. In molte conferenze parla di un viaggio breve di 20-30 minuti che porta la mente in una dimensione di trascendenza quasi totale, e sembra che essa, di proveniente da altri mondi, facciano comparsa nella nostra realtà parlando e interagendo con noi. Ho visto gli extraterrestri, tu sei fuori di terra, sei matto, 118 vogliamo tutti. Non è così. Questa fase potrebbe essere descritta da alcuni come l'esperienza di divenire uno spazio obiettivo di almeno 3 dimensioni, nel quale oggetti non terrestri ed entità possono verificarsi e interagire con noi. Nel giro di una decina di minuti le allucinazioni perdono vividezza, se li passa alla fase di semicoscienza, per poi tornare nel giro di altri 10 o 20 minuti alla normalità. McKenna descrive alcune delle sue esperienze in questo modo. Un livello sonoro che diviene più denso e si materializza in piccole creature simili a gnomi, il piccolo popolo, esatto. Quindi il gnomo, lo gnomo sotto il fungo, la fatina, la danza delle fate, la danza delle fate, il circolo delle streghe, e in tutti i bari, nell'Iga Vera, va bene? Oh. Certo, ci sono anche quelli che le contano le balle, ti metti i giornali liberi come li scrivevano.
Poi i puffi hanno avuto successo, ma guardate, era piacevole la cosa. Guardate che le leggende metropolitane partono sempre da un fondo di verità, poi naturalmente vengono ingigantite, corredate, ricamate. Poi per gli uomini, scusa, essendo blu hanno un successo ancora. Oggi fanno molto di moda nei maschi blu, allora, queste piccole creature simili agli gnomi, fatti di un materiale simile all'ossidiana. Per chi non lo sapesse, l'ossidiana, nella scala di Mohs, scritto M-O-H-S, è un geologo che ha inventato, che ha classificato i materiali, i minerali, secondo la durezza. Bene, ragazzi, l'ossidiana viene al secondo posto dopo il diamante. Quindi i nostri progenitori, quelli vestiti con la pelle di leopardo, che tiravano le frecce perché altrimenti, sperando di prendere la lepre, altrimenti quando andava a casa la moglie diceva bravo stupido, adesso accompagniamo, le punte delle frecce erano di ossidiana, non certo di diamante. Emesso dal corpo o dalla bocca per tutta la durata del suono. Quindi oltre che vedere questi gnomi, sentivano anche i loro canti. La favola di Biancaneve, andiamo a lavorare. È effervescente, fosforescente e indescrivibile. Terence McKenna sostiene inoltre che la DMT non sia una molecola pericolosa per la salute, perché per forza lo produciamo noi, a meno che uno non muoia dallo stupore, che è una battuta. Effettivamente non ci sono oggi prove di danni fisici causati da questa sostanza, ma è possibile che un utilizzo continuato possa indurre psicosi e altre disfunzioni difficilmente prevedibili. C'è però da sottolineare che casi simili non si sono mai presentati finora nella letteratura medico scientifica. Allora, come uno che ha la glicemia alta, diabetico, purtroppo se non viene adeguatamente curato, può morire di diabete, di eccesso di DMT finora non è morto nessuno. Ecco i libri consigliati. Terence McKenna, Il cibo degli dèi. Questo è Terence McKenna. Questo è il suo braccio destro, tuttora vivente. Questo è morto, questo McKenna è morto. Questo invece è ancora vivente, ha vinto anche un Nobel. E si chiama Strassman. Ah, Richard Strassman. Richard Strassman. La molecola dello spirito. La molecola dello spirito. Dunque, se ci sono due cose che in apparenza devono fare a pugni tra di loro, è molecola chimica e spirito, che è impalpabile, extrasensoriale. Eppure. Poi c'è stata anche un'italiana, una brava giornalista, questa è una delle poche giornaliste non giornalarie. È venuta anche a Parma, non so se sei tu. Sì, sì, certo. Enrica Perucchetti di Torino, mia grande amica, che ha parlato della stessa DMT. Ed infine questo, un altro italiano, questo non lo conoscevo, però me l'hai fatto prendere tu per l'associazione di idee, perché parla dell'ayahuasca, che è la liana degli spiriti. Lui si chiama Walter Menozzi. Ah sì, lo conosci? Non di persona, però ho letto qualcosa. Vabbè, nel maggio, ho quasi finito, dopo infatti perfetto che ci sono le domande. Nel maggio del 97 l'etnobotanico Terence McKenna ha formulato la propria teoria circa la DMT e i suoi effetti sul comportamento umano. Egli sostiene che lo studio di questa sostanza, contenuta anche in alcune essenze vegetali che crescono nelle foreste amazzoniche, Psicotria viridis, Desmetacellulanthus, è già noto da tempo da alcune tribù indigene della Colombia e dell'Ecuador. Come vedete, in Colombia l'impatto di allucinogeni non si fanno mancare nulla. Potrebbe dare un contributo non indifferente alle indagini sulle problematiche legate ai cosiddetti rapimenti alieni. Gira. Sono tornati a casa dal vecchio Pattera, che ha cominciato con l'uomo, poi ha avuto un'espansione di coscienza senza la DMT, però artificiale. Perché rapimenti alieni?
terapia classica di un rapimento alieno? Notte? Tra le due? Le cinque? Due. Il marito o il fidanzato o la sorella o il fratello vicino dorme, non si sposta, non sente niente. Tre. Quattro. La persona di solito dorme per via dei gameti, che non credo dei gameti, cerca di urlare, di scacciare quando vede questo raggio di luce blu, ultravioletto, che entra attraverso i muri con le persiane chiuse, non riesce né a parlare né a muoversi. Viene sollevata, viene portata fuori, poi vabbè, tutto il resto lo sapete, basta vedere il film Incontri ravvicinati del terzo tipo, e poi viene riportata dentro. Gira che ti rigira, possiamo dare una mano. Non è che con questo abbiamo detto sì. Il rapimento alieno è frutto di un eccesso di DMT, questa è la qualità. Hanno quando prendere la persona tra le due e il 5, lo sanno. Studiano il DNA e poi la richiamano se hanno bisogno di gameti, ma questo è un altro discorso. Tengo presente che ho anche questa, di riferimento. Molto volentieri. Senza pretendere tuttavia che con questo si risolva la problematica dell'abduction da parte di oggetti volanti non identificati. Il dottor McKenna afferma in buona sostanza che una volta assunta la DMT, assunta da fuori, però, dopo circa 15 secondi si avverte la netta sensazione di passare all'improvviso in un luogo particolare, completamente diverso da quello in cui si era prima di entrare nello stesso alterato di coscienza. Ecco, vedete, passare all'improvviso in un luogo particolare. Se io prendo un allucinogeno diverso dalla DMT, probabilmente io questa sala la vedrei più piccola o più grande, il soffitto più alto o più basso, le luci vedrei più rosse anziché bianche, e queste sono distorsioni. Qui invece il luogo dove la mente, ovviamente solo la mente, va, è completamente diverso. Quindi è un luogo esistente, ma non nella dimensione. Se io prendo la DMT e lui non la prende, io vado in quest'altro luogo, lui inutile che mi dica dove sei, io non so proprio mai dove sono. Sono un luogo indefinito, però non questo. Molte fra le persone che si sono volontariamente sottoposte alla sperimentazione della DMT hanno riferito di essersi ritrovate all'interno dei dischi volanti e di aver trascorso 3 minuti circa del nostro tempo in mezzo a stranissime macchine elfiche, che sapete chi erano secondo il Tolkien popolare di elfi, manovrate da piccole creature dalla pelle grigia, dagli occhi grandi e dal cranio enorme, ma guarda, che strano, per poi essere ridepositate nel proprio appartamento quasi senza recare i segni dell'avventura. Infatti c'è l'imposizione mentale da parte di loro, anche questo c'è nel libro, di obnubilare il ricordo della coscienza per 5 anni, almeno per 5 anni. Poi, come la pentola di fagioli, fuori di borbottare, fa alzare il coperchio, quasi sempre dopo 5 anni la persona si stanca di avvertire che c'è qualcosa che deve tirare fuori, ma non riesce a tirare sul coperchio, e va in ipnosi regressiva e mi salta fuori di tutto e di più. Quindi è tutto scientificamente documentato. Immagini identiche, se ci facciamo caso, a quelle da sempre riferiscono le popolazioni dedite dalla tradizione culturale e necessità ambientali al consumo di sostanze psicotrope, dagli aborigeni australiani agli aztechi, dagli indios amazzonici ai maya, eccetera. Attualmente le ricerche di McKenna sono portate avanti da Rick Strassman, medico statunitense dell'Università di San Diego in California. Psicotrope è un termine scientifico venuto dal greco e si compone di due parti, proprietà del linguaggio, psico più che e tropein, proposto.
Psiche è la psiche, quindi la, possiamo dire anche l'anima. Tropei vuol dire dirigersi. Allora, sono sostanze che si dirigono, quindi hanno azione sulla, sull'anima, sulla la parte spirituale dell'uomo. Siamo in fondo, eh? La DMD è presente oltre che in molte piante, mimosa, tenue, flora. Ecco, quando andate a comprare per un matrimonio un mazzo di fiori, guardate sul cartellino, c'è scritto mimosa, tenue, flora, scusi, torno domani, non prendetela. Diplopteris cabrerana e Psicotria viridis. Anche nel veleno del rospo. Anche qui la leggenda metropolitana, eh? Incilius alvarius. Un anfibio della famiglia dei bufonidi, con una F sola, però, perché in latino il rospo si chiama bufo bufo. Lo chiamano due volte e l'ultimo non risponde, al massimo che la qua. Questo diffuso nel deserto di Sonora, non Sonoma, Sonora, Stati Uniti occidentali e Messico settentrionale. Questo animaletto ha delle ghiandole sulla schiena che secernono la molecola, chiamata per l'appunto bufotenina, sintetizzata per primo dal chimico giapponese Toshio Oshino, meno male che lo si chiama Oshimo, nel 1936, che è questo. Quindi, come vedete, sono tutte ricerche relativamente recenti. Nella cultura popolare si è diffusa la leggenda secondo cui, leccando il corpo, il dorso dei rospi del genere bufo, sarebbe possibile assumere la sostanza allucinogena. Tanto è vero, questo non l'ho scritto perché ho faticato io a crederci, ma in Wikipedia c'è. Negli Stati Uniti, in uno stato degli Stati Uniti, non mi ricordo quale, lo sceriffo ha proibito la caccia a questi rospi perché correvano il rischio di estinzione, in quanto tutti andavano a legare, sì, ma da morti, perché mica si fanno legare da vivi rospi. Questo si collega un attimo anche a quelle che sono i messaggi che ci danno le fiabe in genere. La principessa che... Allora, vedete che c'è sempre un fondo di verità. l'ho messo in fondo fuori. Riassumendo, attraverso gli effetti della DMT, l'uomo ogni notte, durante gli stati profondi del sonno, accede probabilmente ad altre dimensioni che appartengono ad una realtà effettiva ma diversa da quella in cui si trova lo stato di veglia e di cui conserva faticosamente un vago ed ancestrale ricordo. Gli alieni esistono, ma possiamo comunicare con loro soltanto attraverso le nostre menti. Chi l'ha detto? Niente meno che Brian O'Leary, docente di filosofia e astronomia a Berkeley, California University, consulente NASA per i progetti Apollo e Mariner. La sua frase, che anche nel mio libro, nell'altro libro che è esaurito, che vedete qui, questo è Brian O'Leary, e questa è la famosa faccia di Marte, che non è un insulto, la faccia di Marte è un'altra cosa. Questo è il mio libro, questo è l'aforisma originale in inglese che Brian O'Leary mi ha l'ho conosciuto a San Marino, non so se è venuto a San Marino al congresso di Kuhn, gli ho chiesto il suo libro, mi ha fatto la dedica e gli ho chiesto: dottore, posso mettere il suo pensiero nel mio libro? Sì, io metto un punto interrogativo in fondo e io l'ho messo. La traduzione dice: è possibile che il semplice atto di indurre stati alterati di coscienza riguardo al nostro spazio interiore possa creare l'esperienza straordinariamente reale del movimento a volontà attraverso lo spazio, il tempo e altre dimensioni
proprio come i nostri presunti visitatori UFO sembrano essere in grado di operare con riguardo allo spazio esterno, punto interrogativo ed obbligo. La mia risposta è certamente. Grazie per la